Viaggio a Shantou è il titolo della mia mostra. Questa mostra è iniziata proprio da un mio viaggio che ho fatto in Tunisia. Alla fine tutti i colori che ho visto in Tunisia, l'azzurro, il rosso, i colori che si trovano nei miei quadri sono in realtà i colori che ho visto, che ho vissuto proprio in Tunisia. Rappresentate tre bambine e praticamente questo è stato il mio cavallo di battaglia per quanto riguarda questa mostra, proprio perché sono partita da qui, in questo viaggio che io percorrevo all'interno di una macchina. A un certo punto ho visto sopra tipo un camioncino, un tipico camioncino tunisino, queste bambine che tornavano dal lavoro. Erano delle bambine molto stanche, avevano gli occhi molto, molto scuri, erano molto tristi. Ad un certo punto hanno visto noi italiani, noi europei, che passavamo vicino con la macchina vicino a loro. Ad un certo punto hanno annientato quello che era la stanchezza e ad un certo punto sono esplose praticamente. Misino, un mio amico, diceva: le nostre donne ridono con gli occhi. Io inizialmente sono rimasta un po' allibita da questa cosa, perché come si fa a ridere soltanto con gli occhi? In genere noi europei ridiamo con la bocca. Io da quando ero piccola che dipingo, che disegnavo, che mi piacevano i colori, quindi ho fatto tutte scuole di arte. Durante la fase accademica ero molto molto classica, cioè nel senso che dipingevo in modo molto corretto, attenta al chiaroscuro, alle forme, ai canoni greci. A un certo punto ho deciso di smettere di dipingere così classico. Volevo soprattutto intraprendere una mia strada, un mio linguaggio volevo, però nell'arte non è che da un giorno all'altro ti svegli e dici: oggi ho deciso di cambiare. No, ho deciso di non dipingere più fino a che non mi venisse la cosiddetta ispirazione. Una sera ero uscita e non avevo voglia di stare in giro, sono venuta qui. Ho preso una tela che ho trovato, buttata da una parte un metro e mezzo per un metro, e ho cominciato a buttare fuori quello che mi veniva. E il primo quadro che è stato proprio questo qua, praticamente. Questo qua è stato il mio primo quadro, proprio il mio primo quadro, dove sono io al 100%, rappresenta una donna, notare proprio le influenze tunisine dall'epoca, proprio con questo foulard in testa. Lei è una donna, è la regina dei sogni, che praticamente protegge queste altre persone che dormono, un uomo e due donne. Lei è sveglia, loro dormono, quindi protegge tutti. Protegge noi, si spera. E dietro un sole che è alla fine l'alba, che è la speranza, che è la luce, e quindi è un quadro che è iniziato, proprio si chiama Il sogno. I colori di questo quadro, come quasi in tutti i miei quadri, il colore che più adopero è l'azzurro. L'azzurro, il celeste, però anche successivamente ho cercato un po' di,
di abolire questo colore. Infatti qui ce n'è pochissimo. Poi però ho pensato, ma perché devo abolire i colori che mi piacciono per sperimentarne degli altri? Alla fine devo raccontare me stessa, no? E quindi qui ho rappresentato quello, il sole e la luna è chiamato. Il sole che rappresenta tutto ciò che è maschile e la luna tutto ciò che è femminile. Alla fine è la vita, no? L'uomo e la donna, e che alla fine appunto generano un qualcosa di umano, un figlio, no? E infatti qui ho rappresentato la luna e poi all'interno un sole, quindi ciò che loro danno, che loro creano. Chiamato la gabbia perché guardiamo, se ci soffermiamo da questa parte, vediamo che c'è una donna quasi in gabbia. Non è che è una donna tunisina, per forza tunisina, è una donna in gabbia. Infatti notare i suoi occhi sono molto tristi, molto malinconici, il suo volto è coperto da un velo trasparente quasi, però comunque un velo. Ad un certo punto questa donna decide di cambiare, decide di essere libera, sempre una donna tunisina, anche se tunisina non lo è, però comunque che rispetta le proprie tradizioni ed indossa lo chador, così si chiama, decide di mettere lo chador, però non copre il suo viso. Quindi una sorta di indipendenza di questa donna. Però lei non lo cancella il proprio passato, anzi lo protegge. Infatti notiamo qui la mano che protegge la parte inferiore del quadro, che è la parte sua passata, il suo passato. Lei è contenta di questo fatto, infatti i suoi occhi sono limpidi, non ride, però ride con gli occhi. Poi la mia tecnica è una tecnica molto molto particolare, molto a rilievo, proprio per far entrare anche chi guarda, anche con il tatto, non soltanto con gli occhi ma proprio con il tatto. Sono esposte nella bottega d'arte La Girandola a Carpineto Romano. Se passate di qui sarà un piacere offrirvi un tè ai pinoli, proprio come la tradizione tunisina vuole.